a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Buon pomeriggio domenicale dell'8 maggio 2022, tanti auguri a tutte le mamme, benvenuti all'ascolto di M91, il taccuino di Antonio Milano, sul circuito Spreaker dai microfoni di RDA Radio 1. Cercheremo di andare veloci perché siamo con estremo ritardo rispetto alla programmazione e le motivazioni di salute non hanno permesso di poterlo fare venerdì al termine della partita Crotone-Parma, ultimo turno, 38esimo di Serie B KT, con cui il Crotone dopo 13 anni saluta il pubblico beniamino dello stadio comunale Ezio Scida con tanta fatica ed errori psicologici, probabilmente l'affronto psicologico è stato quello che ha determinato quell'erroraccio che ha dato la possibilità al Parma di conquistare sullo stadio comunale Ezio Scida i tre punti, mentre psicologicamente Crotone avrebbe potuto con orgoglio a nulla è servito l'ingresso di Carbo, che pure in un'azione spettacolare era riuscito praticamente a districarsi in aria e a mangiare praticamente la possibilità di ribaltare la partita, con cui il Parma ha vinto per una rete a zero proprio in casa del Crotone. Una partita spenta dal punto di vista dello spettacolo, una partita che ha visto semplicemente la Parma andare in rete grazie all'erroraccio di Marco Festa. E sicuramente l'errore in difesa anche che ha sbilanciato il portiere del Crotone Marco Festa, e dopo 13 anni tra Serie A e Serie B il Crotone abbandona anche la Serie B e per la prima volta lo fa con due retrocessioni di seguito, dalla Serie A alla Serie B e dalla Serie B alla Serie C. E lo fa proprio nell'ultima partita di campionato, 38esimo turno, che vede questo quadro di risultati definitivi, con cui ci sono dei verdetti in atto sicuramente, verdetti che conoscevamo già per quanto riguarda Pordenone e Crotone, e che praticamente vedono queste due squadre l'avvicinamento anche sul piano psicologico della Nerossi Vicenza, che si va invece a giocare la possibilità di restare in Serie B, terminando a pari merito con l'Alessandria, che per questione di differenza reti negli scontri diretti sicuramente retrocede in Serie C,
mentre la Nerossi Vicenza si disputa con il Cosenza la possibilità di permanere in Serie B. Invece per quanto concerne i verdetti di promozione, Lecce e Cremonese in Serie A diretta giocheranno praticamente la promozione spareggio Pisa e Monza, che sono quota 67 punti. Allora, quadro generale, poi passeremo ai commenti di Crotone Parma. Risultati definitivi: Crotone 0, Parma 1, Cosenza 1, Cittadella 0, Como 1, Cremonese 2, Alessandria 0, Lanerossi Vicenza 1. E questo è praticamente il match che ha dato la possibilità sulla vittoria esterna della Lanerossi Vicenza di andare ad aggiudicarsi la qualificazione ai play-out con il Cosenza. Nello scontro diretto che ha favorito dunque il Lanerossi Vicenza. Perugia 1, Monza 0, Frosinone 1, Pisa 2, Lecce 1, Pordenone 0, Brescia 3, Regina 0, Benevento 1, Spalla 2, Ascoli 4, Ternana 1. Classifica generale dopo la 38esima giornata. Lecce da solo al comando a quota 71 punti, promozione diretta, seguito dalla Cremonese a quota 69 punti. Le reti raggiunte in attacco da Lecce contro 31 subite, mentre il Cremonese ha segnato ben 57 reti e ne ha subite 39. Pisa e Monza, pari merito a quota 67, giocheranno lo spareggio per la Serie A con i play-off. E poi per quanto concerne la promozione allo spareggio la promozione diretta, mentre le qualificazioni ai play-off saranno giocate da Brescia a quota 66, Ascoli a quota 65, Benevento 63 e Perugia 58 punti. Favorito rispetto al Frosinone con 40 reti all'attivo e 32 subite, mentre il Frosinone, nonostante le 58 all'attivo, ne ha subite 45. E praticamente entrambe a 58 punti. Poi Ternana 54 punti, Cittadella 52, Parma 49, Como 47, Regina, che partiva da 2 punti di penalizzazione, a quota 46, Spalla 42, Cosenza 35, Lanerossi Vicenza 34, giocheranno i play-out. Giocheranno praticamente lo spareggio per la retrocessione, non possiamo parlare di play-out, mentre Alessandria a quota 34, a pari merito con la Nerossi Vicenza, retrocede in Serie C con il Crotone a quota 26 e il Pordenone a quota 18. Quindi Lecce 71, Cremonese 69, Pisa e Monza 67, Brescia 66, Ascoli 65, Benevento 63, Perugia e Frosinone quota 58, Ternana 54, Cittadella 52, Parma 49, Como 47, Regina
sotto di un punto a quota 46, Spalla 42, Cosenza 35, Lane Rossi Vicenza e Alessandria 34, Crotone 26 e Pordenone 18. Questi i risultati e la classifica della Serie B dopo il 38esimo turno. Vi terremo aggiornati per quanto riguarda gli spareggi per la qualificazione in Serie A e poi chiaramente gli spareggi per la retrocessione in Serie C e la permanenza in Serie B. E per quanto riguarda le qualificazioni ai playoff. Ribadiamo che i playoff saranno giocati tra Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Lo spareggio per la Serie A sarà giocato tra Pisa e Monza a quota 67 punti. Lo spareggio in chiave e retrocessione e permanenza in Serie B, retrocessione in C e permanenza in Serie B sarà giocato tra Cosenza e Lane Rossi Vicenza. Il Crotone con l'orgoglio non riesce a vincere davanti al suo pubblico nell'ultima partita di campionato ed è proprio Franco Vasquez che condanna il Crotone così come lo aveva fatto nella partita di andata. Crotone che in realtà era già condannato alla serie e alla retrocessione in Serie C, ma nulla può fare praticamente il Crotone al 30esimo sull'erroraccio che è costato la rete del Parma per una rete a zero e l'elevazione dell'orgoglio non è servita. Nonostante tante occasioni costruite dalla Crotone, è una partita spenta sul piano praticamente emozionale e spettacolare. Una partita che con l'addio del Crotone alla Serie C lascia delle incertezze su quello che sarà il futuro del Crotone sulla panchina. Già si sta studiando l'allenatore della prossima stagione, così come la retrocessione in Serie C del Crotone può provocare sul piano praticamente del tesoretto nella trattativa col Milan uno sconto nella cessione definitiva di Walter Junior Messias al Milan, visto praticamente appunto la retrocessione, probabilmente il Milan tenterà la carta dello sconto per il riscatto definitivo del giocatore. Mentre un'eventuale permanenza in Serie B poteva anche prevedere la possibilità di un ritorno di Messias allo stesso Crotone. Queste le formazioni che sono scese in campo all'uscita, scelte da Francesco Modesto per quanto riguarda il Crotone, Marco Festa tra i pali, rientra dopo aver lasciato in alcune partite la possibilità di emergere a Gianluca Saro. Giuseppe Cuomo poi in difesa con Vladimir Golemic e Jonut Nedelcearu, alla mediana Luca Calapai, Teodofilus Afua,
Thomas schierò sulle fasce insieme a David Schnegg e Manuel Marras, e poi le due punte Cangiano e Mirko Maric. A disposizione di mister Modesto, Vasile Mogos, Davide Mondonico, Marco Sala, Samuele Canestrelli, che probabilmente tornerà alla squadra da cui è venuto, Luca Serpe, Ben Lassincone, Milos Vulic, Giuseppe Borello, Guralla, Augustus Carbo, Tornaghi e Gianluca Saro, mentre per la squadra allenata da Iachini, che probabilmente con la chiusura del match ha dato l'addio al Parma. Ancora da vedere, diciamo, i verdetti finali, visto e considerato che la stagione non è ufficialmente chiusa, è ufficialmente chiuso solo il campionato nei tempi regolamentari, mentre ci stanno appunto le partite che determineranno le ulteriori promosse e ulteriori retrocesse. Per quanto riguarda playoff, playout e spareggi, allora Turk tra i pali, Del Prato, Osorio, Cobò, Koulibaly, Juric, Som, Osterwald, Franco Vasquez, Roberto Inglese e Benedicciak. Poi Piga, a disposizione Piga, Francisco Brunetta, Tutino, Zagaritis, Traore, Valenti, Bonni, Rispoli, ex del Crotone Andrea Rispoli e Borriello. Una partita che dal punto di vista statistico non ha più nulla da chiedere al campionato, vista la matematica retrocessione in Serie C del Crotone, piazzamento a metà classifica senza possibilità di raggiungere i playoff per il Parma. La squadra di Modesto terrà comunque a salutare la serie cadetta e il proprio pubblico con una vittoria, ma sappiamo che così non è stato, perché il verdetto finale è stata la rete al 30° minuto segnata da Franco Vasquez, che praticamente ha determinato il risultato finale della partita per 1-0 a favore del Parma. Mentre i crociati proveranno a guadagnare 3 punti per superare momentaneamente Regina e Como, che poi giocheranno nei turni delle 20:30. E l'obiettivo è quello di piazzarsi in 12ª posizione. Il Crotone schiera un 3-4-2-1. La scelta di Francesco Modesto, mentre un 3-4-1-2 è la risposta di Iachini per quanto riguarda il Parma. 2 cambi per il Crotone rispetto alla squadra che ha pareggiato a Pordenone, 3-3, e Modesto ritrova Festa tra i pali e affida Cangiano in attacco, preferito a Carbò, che parte dalla panchina. 2 anche le modifiche per Iachini, che rinuncia a Circati e Bernabé, sostituiti da Osorio e Somma. Indisponibile Buffon, squalificato invece Simi, l'altro ex di turno. Un po' di confusione nella prima fase della partita. Ci avviamo che siamo al 7° minuto con gioco fermo, Cobot rimasto a terra in attesa dei soccorsi e a bordo campo dei sanitari.
Il primo tiro in porta della partita da parte del Crotone arriva all'11° con Cuomo, ma il pallone finisce abbondantemente alto. All'11° si candida anche Franco Vasquez, che con un sinistro a giro dal limite fa terminare la palla molto larga. Buona uscita dal basso del Parma con Somm, che trova campo spalancato, apre sulla destra per Benedicciak, che da posizione defilata riesce a guadagnare il corner. Al 17°, l'unico precedente in Serie B tra Crotone e Parma risale al match d'andata del 30 gennaio, terminato 1-1. Con le reti appunto di Franco Vasquez e la rimediata rete del pareggio da parte di Manuel Marras. Ho rimasto a terra Somm al 20°, colpito duro da Jonut Vedeciaru. Doppia occasione per Cangiano al 22°, l'ex della Roma rientra sul destro, calcia sul primo palo dall'interno dell'area, Turk respinge sul sinistro del numero 74 che riprova e guadagna il corner. Cross basso pericoloso di Koulibaly messo fuori dalla difesa del Crotone al 25°. Al 28°, i padroni di casa continuano a spingere alla ricerca del gol, mentre il Parma aspetta nella propria metà campo e prova nelle ripartenze. Al 30°, il Parma va in gol, la rete di Franco Vasquez, servito all'indietro da Nedelcearu, festa, calcia addosso a Vasquez nel tentativo di rinviare, il pallone si infila alle sue spalle. Erroraccio dunque scaturito da un passaggio inatteso da parte di Jonut Nedelcearu, che impegna Festa, che nel tentativo del rinvio non fa altro che favorire Franco Vasquez, che nella ribattuta riesce a segnare e nulla è stato possibile per evitare la rete. Morale a pezzi per gli uomini di Francesco Modesto, già col morale basso a causa della retrocessione. I pitagorici dovranno reagire per cercare almeno il pareggio. Al 34° viene ammonito Koulibaly per un intervento duro su David Snegg. Il Crotone imbattuto contro il Parma tra Serie A e Serie B grazie a due successi entrambi nel massimo campionato e un pareggio in questa stagione. Buona circolazione di palla del Parma, che viene interrotta dall'apertura leggermente troppo lunga di Inglese, su cui non riesce ad arrivare Koulibaly. Cangiano al 43° è il giocatore più attivo tra i calabresi, ma non ha trovato lo spazio per lasciare il segno. Concesso un minuto di recupero, nulla di fatto dunque, e le squadre tornano negli spogliatoi per la pausa tra primo e secondo tempo sul risultato di 1-0 per il Parma. Classica partita di fine stagione con ritmi bassi e poche emozioni all'uscita. Prima e unica occasione da gol del Crotone con Cangiano, che prova per due volte di fila ma trova l'opposizione di Turk in entrambi i casi. Al 30° l'episodio che decide il match. Nedelcearu appoggia all'indietro per Festa, ma non si avvede che sta arrivando nel frattempo Franco Vasquez, e nel tentativo veloce di rinvio Marco Festa spara la palla proprio addosso a Franco Vasquez e la palla termina in rete nella ribattuta. La carambola termina alle spalle dell'estremo difensore e il soprannominato El Mudo porta in vantaggio i suoi.
è difficile immaginare quello che nel secondo tempo decideranno i due allenatori, con Modesto che proverà a puntare sulla imprevedibilità di Carbò al posto dell'impalpabile Marras per dare nuova verve all'attacco, mentre nel Parma bisogna monitorare la situazione di Koulibaly. Comincia il secondo tempo, si riparte dal risultato di 1-0 per il Parma e al 52esimo, nonostante i ritmi bassi di ripartenza, Maric spreca un'occasione d'oro, liberato bene in area di rigore, troppo lento nel calciare, finendo murato dalla difesa ospite. Bella azione personale tre minuti più tardi di Cangiano, che apre sulla destra per Maric che si guadagna così un corner. Giro palla lento del Crotone, in difficoltà nel trovare spazi all'interno del comparto parmense. Ammonito Benedicciak, in ritardo su Cuomo al 59esimo. Al 62esimo grande uscita di Turk, palla in verticale per la corsa di Cangiano che scappa alle spalle della difesa ospite. È uscita puntuale fuori dalla sua area del portiere sloveno che allontana in fallo laterale. Gioco fermo all'uscita, rimasti a terra Kalapai e Benedicciak, entrambi con problemi fisici. Prima sostituzione per il Parma, Benedicciak lascia il posto a Gennaro Tutino, mentre per il Crotone esce David Snegg per lasciare a Marco Sala. E in emergenza Modesto dà luogo anche alla terza sostituzione. La prima è durante praticamente la pausa, con Jonut Nedeciaru che lascia il posto a Canestrelli, mentre la terza è quella di Carbo che sostituisce Cangiano. Al 71esimo viene ammonito Osorio, entrato in maniera dura su Carbo. Cross interessante di Marras al 73esimo, uscita stavolta con i pugni di Turk. Seconda sostituzione per il Parma, Osterwold lascia il posto ad Andrea Rispoli, ex della partita. Poi esce Koulibaly ed entra Vasilios Zigaritis. Palo di Juric al 76esimo su corner di Franco Vasquez, colpo di testa del numero 11 con il pallone che finisce sul legno, ma il vizio di un potenziale fuorigioco praticamente salva il Crotone. Crotone ha vinto l'ultima partita casalinga di Serie B contro la Cremonese. I rossoblù non conquistano due successi interni consecutivi nella competizione da luglio 2020. La squadra calabrese ha segnato nelle ultime quattro gare interne, già propria miglior striscia alle Zioscida in questo campionato. Il Crotone insiste alla ricerca del pari ma non riesce a rendersi realmente pericoloso. Siamo all'86esimo, grande intervento di Canestrelli che salva i suoi dallo 0-2 toccando il pallone nella sua area e mandando fuori tempo Vasquez che avrebbe altrimenti colpito a botta sicura. Quarta sostituzione per il Parma, esce Roberto Inglese al suo posto Bonni. Quinta sostituzione, lascia il campo anche Osorio sostituito da Valenti. Al 90esimo Marras, lancio di Golemic per il numero 17 che tutto solo davanti a Turk si fa ipnotizzare dal portiere Ducale, bravo a chiudergli lo specchio deviando in corner. C'era stato lo zampino di Augusto Scarbo nel passaggio che liberava Golemic. Fischio finale, le squadre tornano negli spogliatoi con la vittoria del Parma per 1-0. Crotone già retrocesso matematicamente in Serie C e già al lavoro per il suo futuro.
verdetto di Serie B, ne riparleremo tra poco nella diretta di M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, 38esimo turno, il punto. Buon proseguimento a tutti da parte di Antonio Milano per M91 Crotone.